scoperto cosa future. Ci riserva il futuro. Well, I think the future will be in terms of new commercial applications. Credo che il futuro porterà a nuove applicazioni commerciali, ad esempio la purificazione dell'acqua o la sua desalinizzazione. Vi sono molte altre potenzialità. Ad esempio, un settore in cui ritengo prossimi le applicazioni della ionorisonanza ciclotronica è quello delle patologie del cervello, come il morbo di Parkinson e altri disturbi del genere. In particolare è molto interessante il trattamento del disturbo bipolare e della depressione. Nel passato queste patologie venivano trattate con shock bioelettrici, inviando grandi correnti attraverso il cervello. Ora invece sono trattati con la stimolazione magnetica transcranica. Un campo molto intenso viene applicato direttamente sulla testa. Per produrre questo campo occorre una grande console per fornire una grande corrente che possa variare l'impulso molto rapidamente. Questi grandi campi magnetici variabili creano una corrente dentro il cervello che è equivalente all'elettroshock. Così, invece di applicare elettrodi, si ottiene il medesimo effetto induttivamente tramite un forte campo magnetico. To what is seen in electroshock. So instead of applying electrodes, you're doing this inductively or remotely. What strikes me is a parallel between this treatment. Ciò che mi colpisce è il parallelismo tra questo trattamento e quello delle fratture ossee su cui inizialmente cominciai a lavorare negli anni 70. Allora, per trattare le fratture, si applicava un grande campo magnetico che cambiava rapidamente e produceva la corrente nella lesione. E come ho già detto, siamo stati in grado di sostituire questo concetto di magnetoterapia con la ionorisonanza ciclotronica, utilizzando campi magnetici talmente deboli da poter essere generati con piccole batterie, quindi con una tecnica estremamente portatile. Ora, allo stesso modo, penso che molto probabilmente possiamo prendere la stimolazione magnetica transcranica e ridurne le intensità usando la ionorisonanza ciclotronica. Il futuro riserva anche dell'altro, qualcosa di nuovo che ha a che fare con quello che io chiamo la medicina elettromagnetica. Per anni, fin dai tempi di Pasteur e dei successori, abbiamo fondamentalmente utilizzato la chimica per curare diverse malattie del corpo. Per un certo periodo questo è stato considerato da biologi e medici come l'unico modo per il trattamento degli esseri viventi. Now, to a large extent, this has been interpreted by biologists and doctors as being the only way to treat living things. However, I think that this is an incomplete story. Tuttavia, lo ritengo un approccio incompleto. Penso che l'uso della chimica stia per essere soppiantato dall'uso dell'elettromagnetismo e ciò potrà accadere se saremo capaci di pensare agli esseri viventi come ad entità elettromagnetiche, con i loro campi incorporati, fondamentalmente derivati dall'evoluzione, che seleziona per ogni specie un diverso campo elettromagnetico. Ma ora la domanda è: come conservare il benessere? Penso che il benessere possa essere mantenuto conservando il campo che l'evoluzione ci ha assegnato, ciò che avviene nello stato di normalità. Al verificarsi di malattie o traumi, possiamo allora intervenire applicando campi elettromagnetici. Quindi il futuro sarà elettroceutico, non farmaceutico. Not pharmaceutical.